grazie di essere qui stasera a questo incontro. Ancora una volta il MIG non finisce di stupirci, perché ogni iniziativa è un'iniziativa forte, un'iniziativa da una valenza culturale molto molto importante. Questo il grazie va sicuramente agli amici del MIG, all'associazione e al professor Appena. Ma stasera quello che vedrà adesso nel filmato, a Salurro non è la materia, a Salurro è a Castelnuovo, e quindi noi siamo felicissimi di salutarlo a nome dell'amministrazione e a nome della comunità di Castelnuovo. Benvenuto a Castelnuovo, bentornato. E insieme al maestro Salurro saluto gli amici di Matera, l'architetto Bubbico, il sindaco di Aviano, Don Pierino. Grazie Don Pierino per essere venuto per la prima volta a Castelnuovo, forse? No. O no? Io non mi ricordo. La seconda volta. Il presidente Colaiaco del parco, l'amico Saverio, Angelo Palumbo e gli amici presenti. Io vi ringrazio ancora di essere qui e passo subito la parola a Michele. Direttamente. Buonasera, benvenuti, il MIG vi dà il benvenuto, ma soprattutto il MIG ringrazia sia lui di essere qui con noi, di averci onorato stasera con la sua presenza. Abbiamo appunto voluto unire in questa importante mostra, in queste due importanti mostre, anzi direi che abbiamo voluto riallacciarci a quello che abbiamo proposto quest'estate alla Serata della Cultura, ossia sempre dal 1964 al 2014. Questa volta questo cinquantenario riguarda il percorso di opere grafiche di Astadur. Infatti sono datate 1964-2014, che potete ammirare in questa sala ma anche nella saletta Lucania. Allora, per me diciamo è una grande emozione poter parlare così di Astadur, dell'opera di Astadur, avendola alla mia destra, è senz'altro emozionante. Cercherò di non sbagliare. Posso dire innanzitutto che quello che mi ha colpito è questo dialogo che c'è nelle sue opere grafiche, perché come avete ben sentito è un maestro dell'incisione. Ebbene, c'è questo dialogo tra le figure e i paesaggi. Quali sono queste figure? Fanno parte della geometria, quindi sono figure geometriche, sia della geometria solida che della geometria piana, ma insieme abbiamo delle rotelline, anche delle sfere, delle semisfere, abbiamo le lettere, abbiamo i numeri, abbiamo una serie appunto di elementi che non sono messi in ordine, sono in un continuo disordine, in un continuo caos. Si può dire che sono anche figure che interagiscono su questa superficie e si specchiano direttamente su questa superficie. E mi ha fatto pensare soprattutto al significato del segno. Segno con Astadur significa, a mio avviso, segno grafico innanzitutto, ma anche simbolo, perché nell'opera di Astadur ci sono un'infinità di simboli difficili da decifrare, quindi a mio avviso la chiamerei anche una sorta di semiotica, come appunto Eco aveva parlato di pesci e di bottoni, quindi di una simbologia nel suo saggio sugli specchi. E mi riallaccio proprio a Eco dicendo che anche in questo caso abbiamo a che fare con dei simboli che il simbolo che in sé è giudice e imputato nello stesso tempo, perché con Astadur è difficile entrare nel suo cosmo misterioso, come una sorta di, che è un continuo enigma a mio avviso, e questo continuo interrogarci. Infatti l'osservatore, quando si trova di fronte a un'opera, l'opera di Astadur, si trova di fronte, cioè come se la guardasse da un oblò. Immaginate come se si guardasse quest'opera da un oblò di una lavatrice con la modalità di centrifuga. E quindi è un tutto apparentemente disordine, che il senso si riallaccia, diciamo, quindi al senso della vita, alla disintegrazione del mondo, quindi una sorta di pessimismo, però c'è un recupero, quindi anche un interrogarsi e un voler esplorare ancora una volta il mondo per abitarlo nuovamente.
non dobbiamo immaginare Assadur solamente come, come un artista libanese, di origine libanese, perché è molto vicino all'Italia, non solo perché ha fatto i suoi studi, si è formato in Italia presso l'Accademia delle Belle Arti di Perugia, ma è stato sempre continuamente in Italia anche in numerose esposizioni, come ad esempio la preziosa mostra al museo di Pericle Fazzini in Assisi, sì. E comunque testimonia, questo è soprattutto l'onore di averlo con me, che testimonia ancora una volta il voler recuperare, cioè recuperare la conoscenza anche di quella che è la nostra storia italiana, di quello che è il formarsi in Italia, perché in un certo senso Assadur ha parlato, parla nelle sue opere anche la lingua italiana, e quindi a mio avviso questo è questo vorticoso, questo diciamo vortice che c'è nelle sue opere, parla una lingua che è quella italiana. E vorrei dire, concludo con questo, e concludo affermando che senz'altro quest'opera, le opere di Assadur vogliono anche, l'abbiamo messe in parallelo all'opera di Marcussi, anche quindi Marcussi aveva un modo tra virgolette simile di esporre la sua arte, e Marcussi è un artista che esprime quello che è il cubismo sintetico, e quindi è un artista anche poliedrico, perché nelle sue opere troviamo anche delle figure, troviamo degli strumenti musicali, quindi questo ritorna, diciamo, questo mettere insieme questo dialogo tra figure e tra paesaggio.